Marco Falconeri, candidato sindaco alle comunali di Potenza per il Movimento 5 Stelle. La data di presentazione della sua candidatura avviene il 1° maggio. Perché questa scelta? Sì, non a caso vogliamo presentare la lista alle comunali del Movimento 5 Stelle il 1° maggio. Perché, come sappiamo, la festa del lavoro è molto sentita, soprattutto in una città come Potenza, che soffre di uno spopolamento e di un'emigrazione giovanile lavorativa molto consistente. Vogliamo sottolineare il fatto che il reddito di cittadinanza, introdotto dal governo del cambiamento, consentirà e darà la possibilità a tantissimi anche potentini di poter rimanere in città con un reddito dignitoso. Il ruolo del comune è importante in questo perché chi accetta il reddito di cittadinanza deve obbligatoriamente accettare un patto per il lavoro e svolgere delle ore di utilità sociale proprio presso i comuni. Per le esigenze della cittadinanza, qual è il vostro programma? Cosa prevedete di fare? Allora, noi abbiamo tantissime idee, il nostro programma è molto ricco, è stato elaborato nel corso degli anni da gruppi di lavoro di esperti. Abbiamo tantissimi punti, per esempio per quanto riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili, che costituisce uno dei perni del nostro programma, la possibilità per il comune di avere un'autonomia energetica, abbattere i costi della bolletta, che sono diversi milioni di euro, ed investire quei soldi proprio nelle politiche sociali e del lavoro. Senta, il Movimento 5 Stelle rispetto alla composizione che abbiamo visto durante le elezioni regionali, e anche alle precedenti comunali è cambiato molto. È una scelta volontaria? No, noi abbiamo deciso di. La lista delle comunali nasce da una chiamata civica, quindi tutti i cittadini che si sono sentiti di mettersi in gioco hanno accettato volontariamente e in maniera responsabile questo compito. Chiaramente sono due competizioni di tipo diverso, le regionali da un lato e le comunali dall'altro. È chiaro che i candidati delle regionali non si sono candidati alle comunali per motivi di opportunità e per dare spazio alle nuove energie che si vogliono proporre sul territorio.